Ciao a tutti, io sono Chiara e oggi ritorno con un video per la nostra rubrica della storia della moda e vorrei parlarvi dell'haute couture e del prêt-à-porter. Iniziamo parlando di quello che vogliono dire le due parole. Haute couture vuol dire alta sartoria, prêt-à-porter vuol dire pronto da indossare, moda pronta. Derivano tutte e due queste parole dal francese, ovviamente, perché come sappiamo la Francia, soprattutto Parigi, è il perno, cioè la colonna portante della moda e del fashion praticamente in tutto il mondo. Partiamo col dire che l'haute couture ha una storia molto più lunga, nel senso che nasce con Frederick Worth, e io ho già fatto un video in merito a questo stilista, il primo couturier praticamente, e ve lo lascio qui. Invece il prêt-à-porter ha una storia un pochino più corta, perché nasce negli anni 50 praticamente, forse un paio d'anni prima. La sua nascita è inutile dire che tutti i couturier e tutti i sarti erano inorriditi dal fatto del prêt-à-porter, perché nessuno si sarebbe mai sognato di vestire un capo che è uguale, che ha delle taglie standard e non un capo che fosse su misura. E chiamarla moda era veramente troppo per i couturier e i sarti di quel tempo. Però fece molto scalpore, però in realtà, come vediamo a tutt'oggi, le maison di moda ricavano un'enormità di soldi dal vendere il prêt-à-porter, perché il prêt-à-porter pesa molto di più economicamente su una maison piuttosto che un haute couture. Pesa nel senso che hanno dei ricavi molto più alti dell'haute couture, ecco questo che volevo dire. Uno dei primi stilisti che ha iniziato a fare prêt-à-porter è proprio Yves Saint Laurent, che aveva fatto uno scalpore immenso. Però il primo che ha inventato, praticamente quasi il fondatore del prêt-à-porter, è stato Pierre Cardin. Appunto, lui è un italiano che poi si è trasferito in Francia e ha avuto questa idea del prêt-à-porter. Quindi possiamo dire che è stata quasi un'idea italiana, diciamo. Appunto, Pierre Cardin ha iniziato come illustratore di moda da Paquin, poi praticamente è stato assunto da altre grandi maison, eccetera, fino a che lui ha aperto la sua casa di moda, e in quel momento lui ha ideato il prêt-à-porter. Nel 1953 lui fa la prima sfilata per le donne. Dopo alcuni anni farà poi un'altra collezione da uomo. E Yves Saint Laurent invece, comunque era una grande e ancora adesso una grandissima maison di moda. Quando è uscita negli anni 60 con la sua prima collezione prêt-à-porter, è stato veramente uno scalpore unico, perché cavolo, dall'haute couture passare al prêt-à-porter è veramente, pensavano che fosse una discesa, nel senso che la sua il gran nome della maison di moda si fosse diciamo macchiato, però in realtà forse ha precorso un pochino i tempi e ha capito che effettivamente se una maison vuole crescere deve comunque essere, per quel che si può, essere a portata di mano di tante altre persone e non solo di persone che possono permettersi il vestito unico e strafico, che vorrei anch'io poterlo permettere, diciamo, però almeno da richiamare molte più persone. Quante sono le collezioni all'anno? In realtà dovrebbero essere due, che sono appunto primavera-estate e autunno-inverno, e che vengono presentate una all'inizio dell'anno e l'altra a metà dell'anno, che precedono la stagione che devono vestire. Quindi quelle dell'inizio dell'anno sono quelle della primavera-estate, e a metà dell'anno invece sono quelle lì dell'autunno-inverno.
inverno. In realtà non ci sono solo queste collezioni, perché in realtà hanno pensato anche un pochino a tutte le persone che magari possono permettersi di andare in vacanza nei mesi più freddi dell'anno, delle persone che non vogliono fare a meno di altri vestiti nell'armadio che sono diversi da quelli che hanno, e quindi in realtà ce ne sono un pochino di più. Ci sono delle collezioni intermedie. Queste collezioni intermedie vengono esposte nei negozi praticamente durante la stagione, perché magari ci sono delle persone che vogliono precorrere i tempi e vogliono prepararsi ad arrivare poi alla primavera estate, e quindi tipo verso novembre, oltre a vendere la collezione della stagione di autunno-inverno, vendono anche queste stagioni intermedie. La stessa cosa in primavera-estate, vengono vendute delle cose che si avvicinano all'autunno, appunto perché ci sono queste interstagioni, diciamo. Dopodiché ci sono delle collezioni che arrivano inaspettatamente durante l'anno, cioè quelle senza tempo. Praticamente il brand di moda fa uscire queste collezioni inaspettatamente durante l'anno. Che possiamo dire sul prêt-à-porter è appunto che, non so se l'ho già detto, hanno delle taglie standard, quindi noi troveremo sempre i capi di prêt-à-porter con le taglie 52, 54, 46, oppure con la taglia SLM. Invece, un'altra cosa che introduciamo subito l'haute couture, perché forse è quello più importante, quello che mi piace anche un pochino di più in realtà, è che praticamente nelle sfilate del prêt-à-porter e nelle sfilate dell'haute couture c'è una differenza abissale anche nel portamento delle modelle. Se nel prêt-à-porter le modelle sorridono, hanno comunque una specie di carattere, no? Vediamo magari un pochino di arroganza, magari è Balenciaga che vuole trasmettere un po' questa arroganza nel vestito. Invece nell'haute couture tu praticamente sei come fossi un manichino. Non è che, oddio, non è permesso sorridere, ma in realtà il vero protagonista della sfilata è il vestito, perché il vestito ha un'importanza fondamentale, anche perché ci sono volute ore, soldi, tessuti, tutto quello che potete immaginare c'è stato dietro un vestito di haute couture, e quindi il protagonista deve essere lui, non la modella che lo indossa. Partiamo subito con questa informazione, dove l'alta moda italiana non è la stessa cosa dell'haute couture. Perché l'haute couture, come dicevo, è un marchio registrato, quindi tu non puoi andare in giro a dire che il tuo vestito è haute couture. Puoi però dire che è un vestito di alta moda, tipo come fanno Dolce & Gabbana e tanti altri brand, che dicono appunto che loro è alta moda, ma non può essere haute couture, quindi alta sartoria, perché devi far parte di, adesso lo facciamo dire al telefono, Federation de la Haute Couturier de la Ok, non so perché è andato così al rallentatore, però va bene. Quindi di questa federazione non tutti fanno parte, ci devono essere dei parametri per poter entrarci. Elenchiamo quali sono questi parametri fondamentalissimi per poter far parte dell'haute couture e per poter dire che hai fatto un vestito haute couture. Quindi devono seguire questi quattro criteri, che sono stati decisi prima nel 1945, poi riaggiornati nel 92. Praticamente devono essere fatti su misura per una persona, che possono poi aver fatto uno o più fitting per stiffettare e migliorare il vestito, la vestibilità del vestito, ma comunque sia deve essere fatto su misura per una persona precisa. Che questo vestito provenga dal laboratorio di questa maison, che deve essere ubicato a Parigi, in cui ci lavorano almeno 15 dipendenti full time e altrettanti dipendenti di staff tecnico. Ed infine,
Questi vestiti che devono essere dei 35 ai 50 vestiti originali e deve esserci solo un vestito per ogni, devono essere presentati in sfilata a gennaio e a giugno. Vorrei precisare anche che mentre che nel prêt-à-porter noi vediamo le sfilate che avvengono all'inizio dell'anno, che si riferiscono alla stagione di primavera e estate, invece questi vestiti, quindi i vestiti di haute couture, praticamente sono del momento stesso. Quindi, se vengono presentati a gennaio è perché sono i vestiti invernali. Invece, se vengono presentati a giugno, sono della primavera e estate. Quindi, La famosa tecnica ok, che è questa associazione nata nel 1860, giù di là, che è praticamente un'associazione fondata da dei sarti parigini, decreta il fatto che tu possa usare o no l'appellativo di haute couture e decide ogni anno, assieme al Ministero dell'Industria, se tu puoi far parte di questa chambre syndicale dell'haute couture. Non sono tante, sono veramente poche le maison di moda che fanno parte dell'haute couture. E adesso le elenchiamo: sono sicuramente Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier e la Maison Margiela. Poi dal 2016 si sono uniti altri couturier che sono Giambattista Valli, Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Boutra Jarrar, Christophe José, Frank Sorbier e Ji King Yin. Però durante gli anni si sono un pochino, diciamo, allentate queste linee guida che si sono dati per entrare nei couturier, anche perché ci sono dei brand stranieri alla Francia, che fanno parte dei couturier, quindi dell'haute couture, che sono appunto Armani Privé, Maison Versace, Valentino, Elisabe e Victor e Rolf, che praticamente loro sono esenti dal fatto di avere un laboratorio a Parigi, come avevo detto prima. Quindi ritorniamo a come si riesce a fare un vestito di alta moda. Per fare un vestito haute couture, le sarte impiegano dalle 100 persino alle 800 ore di lavoro. Queste sarte che lavorano per i couturier, quindi per l'haute couture, si chiamano le petite main e praticamente di solito restano comunque sempre con la stessa maison di moda, anche perché danno una certa continuità di produzione. Va da sé. Esistono più o meno, sono 2200 queste petite main, che sono le sarte che lavorano per i couturier. È inutile dire che il prezzo di questi vestiti parte da non meno di 10.000 euro fino ad arrivare a 100.000. Arriviamo anche a 200.000, magari per un abito da sposa, perché veramente c'è tanto lavoro, c'è materiale pregiato, c'è lavoro, è tutto fatto a mano ed è unico nel suo genere. Diciamo appunto il fatto che i clienti in giro per il mondo più o meno sono sui 2.000 persone che arrivano dal Medio Oriente, dagli USA, dalla Cina, dalla Russia. Però i veri clienti, che sono i clienti abituali che vestono magari maggiormente haute couture, sono praticamente 200. Non c'è da dire che effettivamente non porta granché di guadagno economico alla maison di moda fare haute couture, anche perché il pagare queste sarte, pagare così tanto i tessuti e tutto quello che gira intorno comunque a una produzione del genere, diciamo che il gioco non vale la candela. Però è molto importante per la maison di moda che entra nell'haute couture continuare a farlo e continuare a farlo bene, però almeno danno prestigio, danno lusso alla loro maison. Quindi questo vuol dire che ci sono persone
che magari andranno a comprare il prêt-à-porter di questo brand, oppure andranno a comprare profumi, andranno a comprare del make-up, tutto quello che gira intorno al brand, che è tutto marketing, no? E quindi diciamo che è molto importante per la Maison che si continui. Ma oltre al fatto dei soldi, è molto bello che continui anche questa cosa dell'unicità. E del fatto di dare veramente importanza a un artigianato, dare importanza alla persona che ci lavora sopra. E a me piace moltissimo l'haute couture anche per questo, perché sono pezzi unici, pezzi fatti per una persona e ci hanno lavorato sopra ore e ore, cioè veramente avranno messo proprio l'anima per fare questi vestiti. Quindi è molto bello non vedere tutte queste cose industrializzate, ma tante cose praticamente artigianali. Vorrei finire, cioè concludere, con il fatto che, sempre se vorrete poi andare a vedere il video di Frederick Worth, ha fatto sì, appunto essendo il primo couturier, ha fatto sì che comunque il sarto non fosse più una persona che deve prendere degli ordini e deve sottostare a qualcun altro. In realtà, cioè, questo è logico perché uno fa... cioè serve tra virgolette il cliente, però diventa un couturier, quindi una persona che influenza quello che tu vuoi mettere, è una persona che ha la decisione su quello che sta facendo, quindi inizia ad innalzare proprio questa professione ed è una cosa bellissima. E se si interrompesse appunto l'haute couture sarebbe un peccato, perché tutto quello che anche Frederick Worth ha fatto, tutto quello che hanno fatto le grandi maison di moda andrebbe praticamente perduto, non ci sarebbe più neanche gusto, no? Diciamo, non ci sarebbe più passione e quindi è molto bello che questa cosa continui ad andare avanti e anche se come abbiamo detto non porta chissà quanti introiti però rende veramente prestigioso e lussuoso e la Maison è oltretutto veramente come se vedessimo sfilare delle principesse a volte è proprio bellissimo e nulla adesso siamo praticamente arrivati alla fine del video spero di essere stata molto esaustiva, nel senso che spero di essermi spiegata abbastanza bene, di non aver fatto troppe confusioni, perché se ho due cose in mente, sono tutte mischiate, magari faccio confusione ancora di più di quello che è. Però vi ringrazio tantissimo se mi avete ascoltato, se siete arrivati fino a qua e se vi è piaciuto il video come l'ho spiegato, e mettete un like, lasciate un commento, fatemi sapere se volete sapere altre cose, se sapevate queste cose dell'haute couture del prêt-à-porter e se vi è interessato diciamo e nulla. Noi ci vediamo la prossima settimana con le curiosità e la storia della moda, sperando che riesco a organizzarmi ben bene per fare questi video che ogni volta me li perdo. Grazie, grazie, grazie. Ciao.